allora diciamo abbastanza immediatamente tocca a me dare il secondo alla critica, all'editore, grazie a Lina che ha organizzato tutto quanto, grazie diciamo a voi che siete qua. Continuiamo diciamo quella che è stata interrotta per il periodo diciamo purtroppo Covid che ci ha bloccato molte iniziative di socializzazione, ma continuiamo con quella che è stata una che è una dei motivi caratterizzanti del percorso complessivo che abbiamo dato a Michelina, adesso l'attenzione verso la sua cultura, gli scambi culturali, anche diciamo, dallo scambio, dalle discussioni possono nascere nuove idee e anche migliorare quello che è semplicemente il modo in cui ci approcciamo al mondo, il modo in cui lo vediamo, anche nella situazione che è più brutta si può essere, diciamo, si può scorgere quello che è un raggio di luce fuori adesso. In particolare diciamo, andiamo oggi a presentare il libro, qualche ricerca, poi stendo a mostrare quello che sono gli autori ideali dall'altro la scienza, dall'altro tutto ciò che in fondo pongono con la razionalità, perché non riusciamo a capire i media e la leggenda. Poi in particolare sulla nostra terra, questi studi naturalmente le hanno permesso di
lanciare poi, mettere naturalmente su questo libro anche tanto di quello che è la sua formazione naturalmente culturale. E cosa dire invece di Annalisa? Annalisa, io ho avuto il piacere di conoscerla sempre frequentando lo studio del dottor Amelio, che lo salutiamo calorosamente visto che è stato il medico di questo paese, e con Patrizia sono legati naturalmente ormai da questo legame importante, no? Proprio a livello intellettuale, perché hanno fatto insieme tutto il percorso, le tappe che ha fatto Patrizia, tranne quella di odontoiatria, tutto il resto l'hanno percorso insieme. Quindi sono legate anche naturalmente da quelle che sono le conoscenze scientifiche, che accomunano anche queste conoscenze scientifiche, oltre che questo vostro profondo legami di amicizia, perché soltanto quando ci sono delle intese forti possono possono naturalmente venire fuori delle robe così importanti. Come dice Patrizia, ho avuto modo naturalmente di scambiare qualche chiacchiera con lei, dice questo non è una narrativa, non è un libro naturalmente non è un romanzo, sono una serie naturalmente di racconti attraverso naturalmente un percorso, un viaggio che ha fatto lungo la Calabria. La Calabria naturalmente, come diceva il sindaco, conosciuta la bellissima la nostra terra, che oltre naturalmente a tutte le tradizioni ci sono una serie di leggende, miti, è popolata un po', no, da streghe, da briganti, li troviamo anche sul libro naturalmente questi personaggi, e io, fatta questa brevissima premessa, darei la parola a Patrizia, così incomincia un attimino a parlarci del progetto di questo libro, e poi ci piacerebbe naturalmente avere un riscontro anche dall'altra parte, ci piacerebbe che anche dall'altra parte arrivassero delle osservazioni, perché sicuro ci sono molte cose curiose che ci racconteranno, e sicuro susciteranno l'interesse, il nostro interesse, e ci piacerebbe insomma avere un riscontro, un feedback di ritorno. Patrizia, buonasera, grazie al sindaco che ci ha concesso questa bella sala, e soprattutto a Berusca. Con Berusca sono legata da un rapporto più che di amicizia con la famiglia Vincitori, proprio fraterno, perché soprattutto ricordo in questo contesto la mamma, che è stata una delle donne più importanti della mia vita, e non lo dico per fare, diciamo, retorica, ma era veramente una signora con la S, perché quando parlava sapeva quello che diceva, non aveva parole cattive, ma cercava sempre delle soluzioni positive a tutte le cose. E io ringrazio che sia entrata nella mia vita, anche se per un breve periodo, purtroppo ci ha lasciato prematuramente, però come sa benissimo Luciano, che anche Luciano, mio marito, ricorda quel periodo come uno dei periodi nostri più belli, perché veramente anche noi abbiamo trovato una famiglia Vincitori, una seconda famiglia, e quindi questa è la premessa. Allora, adesso, tolta questa, non è retorica, insisto a dire. Allora, questo libro è nato da un progetto comune con una mia amica e collega, proprio di riuscire a coniugare questi miti, queste leggende, con un dandoci un taglio più scientifico. Infatti abbiamo coniugato tutte queste leggende, che sono delle leggende tra l'altro documentate, diciamo, quelle che non sono, magari che non si trovano a livello di siti, abbiamo messo sia una bibliografia o una storiografia, ma sono state tramandate anche in modo orale, ci sono alcune leggende. Quindi ed è un libro, quindi tutte le leggende, andiamo alla parte prima non scientifica, alla parte, diciamo, di miti, teniamo conto che la Calabria è una terra abbastanza particolare. Perché noi in Calabrese abbiamo bisogno dei miti? Perché diciamo che in generale tutti hanno bisogno del mito, perché il mito
circuito ci fa uscire fuori dal quotidiano. Se voi pensate che, per esempio, prendiamo ad esempio l'America, che non ha quindi, che cosa si è creato? Gli extraterrestri. Per loro la mitologia sono diventato Star Trek, perché si ha proprio bisogno di avere un background, e noi ce l'abbiamo per fortuna, perché noi abbiamo avuto dominazioni greche, romane, per cui abbiamo avuto un po' di tutte, quindi tutte queste varie dominazioni, tutta questa varia cultura, ci ha veramente determinato una maggiore intelligenza rispetto a tante altre regioni. Noi abbiamo viaggiato e abbiamo notato veramente che la Calabria, io sono curiosa di dirlo, è una delle terre più intelligenti, proprio perché noi riusciamo ad essere nello stesso tempo sia culturalmente preparati, ma anche umani, cosa che in alcune regioni purtroppo manca, proprio questo fondo di umanità, e la nostra umanità è dovuta proprio a questo, a quello che ci hanno tramandato i nostri genitori. Quindi, questa, diciamo, è da questo amore per la Calabria è nata proprio questa nostra ricerca, quindi di andare al paese, non tutti i paesi, cioè quelli più siamo riusciti a trovare qualcuno, purtroppo non si può fare, sarebbe stata un'impresa veramente titanica riuscire a fare a trovare tutte le leggende di tutti i paesini calabresi. Diciamo che abbiamo tutte, sia lei che io, abbiamo cercato quelli che ci hanno più colpito, oppure quelli che, di cui abbiamo avuto, abbiamo toccato con mano. A tutto ciò abbiamo aggiunto poi dei ricordi, impressioni e poi anche tutta la parte scientifica. La parte scientifica, perché abbiamo questo, questo trascorso da criminologi, e quindi abbiamo messo pure quel capitolo sui serial killer, sul male, perché abbiamo cercato di coniugare proprio in questo libro, che ho sempre detto una missionaria, non è un libro, è un libro che di ricordi, di impressioni, di leggende, quindi fa dei racconti al taglio scientifico, quindi abbiamo messo un po' di tutto. Perché abbiamo introdotto pure il capitolo dei serial killer? Perché abbiamo cercato di parlare del male e abbiamo preso proprio l'estrema, la parte estrema del male sono proprio i serial killer, perché sono proprio la parte che ancora, della mente umana sono rimaste tanti lati oscuri. E quindi questo è stato l'humus che ci ha fatto cuore. Adesso piacerebbe sentire anche l'analisa, perché se un progetto naturalmente poi prende vita, prende forma, si tracciano le basi, e Patrizia ha dato le basi, adesso cominciamo a mettere anche i pilastri su queste basi, vediamo un attimino anche il taglio scientifico che avete voluto conferire al libro. Buonasera a tutti, anche io vi ringrazio per aver invitato questo piccolo gioiello d'arco che ama certa storia. Dottoressa Fungitore, per l'organizzazione del resto, perché è sempre gentilissima, il nostro editore Marco Marchese. Allora, io entro subito nel cuore del libro, La quinta zampa del lupo. Allora, innanzitutto abbiamo iniziato a scriverlo intorno al 2021, quando decorreva casualmente il 25° anniversario della morte di Dante Alighieri, il padre della lingua italiana. E quindi chi meglio di Dante poteva personificare il mistero, no? Perché noi parliamo essenzialmente del mistero, collegato ovviamente alla figura del lupo che rappresenta proprio la nostra Calabria. Dante, nel primo canto dell'Inferno, fa riferimento proprio alla presenza di queste tastiere, quindi il leone, la ronza, la lupa. La lupa che rappresenta proprio la cupidigia, l'avarizia, quindi il peccato, e si ritrova in questo contesto che riguarda proprio, metaforicamente parlando, il luogo del peccato. Viene spaventato da questa situazione e noi, sempre casualmente, facciamo riferimento al lupo proprio come focus di questo nostro libro. La quinta zampa del lupo, non perché noi volevamo creare una figura mitologica aggiungendo questa quinta zampa a questo unico animale, assolutamente no, ma perché vogliamo far comprendere questo, che non è come ci hanno insegnato fin da piccoli, il professor
la favola di Capuccio e Foresta e il lupo, che il lupo è cattivo. Attraverso la storia del licantropo, quindi ci hanno messo paura, ci hanno sembrato quel licantropo. No, ma noi vogliamo dire questo, che il lupo non sempre è cattivo. E allora la quinta zampa, che cosa potrebbe rappresentare? Potrebbe rappresentare tanto, potrebbe rappresentare un ponte, quel ponte che ci consente di andare al di là dei pregiudizi, del mondo dell'ignoranza, che è la madre di tutti i mali, degli stereotipi, quindi ci conduce dall'altra parte dove c'è un mondo che non ci tocca nel giudizio, dove ognuno può tranquillamente essere se stesso, con il proprio orientamento sessuale, religioso, politico, perché no? Appunto senza temere il giudizio degli altri, facendo della fragilità umana una condizione proprio tipica dell'uomo, così come diceva Dante, no? Nel suo, diciamo, questo sorta di sistema dell'inferno, dove percepita l'angoscia del peccato, però il peccato in questo caso è proprio la fragilità umana. Quindi noi ci siamo, diciamo, infatti anche, dicevo, casualmente anche a questo. La quinta zampa è una proiezione, la proiezione di una fragilità che va al di là appunto di tutti questi stereotipi, di queste credenze, e che fa dell'uomo un essere proprio malvagio, no? Così come il lupo è stato sempre indicato come un animale cattivo, terribile, che insomma ti pone angoscia, e tutte queste cose brutte che vengono associate al lupo. E ancora, che cos'è questa quinta zampa? È uno specchio, perché potrebbe ben rispecchiare la vita di ciascuno di noi, nel senso che ciascuno di noi potrebbe personificare il lupo. Basti pensare ad esempio al brigantaggio, il nome del brigantaggio, no? Perché c'era il brigante, c'è il delinquente, ovviamente, quello che insomma faceva quello per delinquere, ma c'era anche il fenomeno del brigantaggio, di tutte quelle povere persone alle quali è stato, diciamo, usurpato il terreno, quindi hanno subito violenze e tutto il resto, per cui non per giustificare, ma si tratta di persone che hanno agito per, ripeto, se giustificazione assolutamente, ma però, diciamo, è stato un modo per poter diciamo, risolvere a modo loro tutte quelle problematiche che sono state appunto a causa dei soprusi che hanno subito. E la quinta zampa ancora è la libertà. La libertà nel senso di luogo metaforico in cui il cuore, la ragione e la fede danno vita a quello che è, diciamo, tutta una realtà vera, un mondo di libertà, la realizzazione di qualcosa che è proprio della condizione umana. Quindi il lupo non sempre è cattivo, noi vogliamo dire questo. Cioè, intanto vogliamo lasciare l'impronta al lettore, perché noi abbiamo utilizzato delle argomentazioni diverse, la scienza, quindi la storia, il crimine, il tutto viene avvolto dal manto del mistero, quindi il libro è proprio orientato su questo mistero e su questa personalità del lupo, che può impersonificare qualunque persona, diciamo, no? La parte, diciamo, migliore, l'altra, il risvolto della medaglia della personalità del lupo. Noi del lupo abbiamo visto la parte positiva, perché in realtà i lupi non sono degli animali cattivi, sono gli animali che si uniscono a branco, quando creano la famiglia. Sono fedeli. Quindi una sola donna. Sì, cioè, proprio creano la famiglia, sì. Già questo è molto importante, per cui ci sono tanti stereotipi che noi abbiamo, lo stereotipo anche del brigante, preso solo come, diciamo, delinquente. Certo, abbiamo fatto una distinzione, cioè c'era magari un brigante che nascondeva la sua ferocia, che in realtà veramente era uno psicopatico, quindi in realtà era il serial killer mascherato, ma c'era pure quello con la visione gramsciana, che in realtà era il povero, o diciamo, c'è un cacciatore terra, io ho ucciso i genitori, eccetera. Quindi è un discorso in questo modo. Però abbiamo cercato di sfatare tutti questi luoghi comuni, cercando in questo libro proprio di dare questa impronta, cercando di giustificare il male. Io ho sempre una visione non dostoiana del male, quindi nel senso c'è sempre poi la fede che ci redime, ok? Per cui anche nel peggior caso in cui il male è estremo, anche nei serial killer,
cui ho trattato, in realtà poi c'è sempre una componente, cioè tutte le persone che io ho trattato, in realtà quasi tutti sono delle persone che hanno subito abusi, quindi per cui è proprio là, cioè, un'impronta della loro vita che poi è stata, diciamo, la contingenza che ha fatto sì che dovessero per forza diventare in questo modo, non sempre per forza, perché non tutti, diciamo, quelli che hanno abusi diventano selettivi, però diciamo. Abbiamo fatto infatti riferimento nello specifico alla genetica del male. Chi leggerà il libro quindi potrà ovviamente rendersi conto della presenza di un gene nello specifico che può, diciamo, indurre a delinquere, nel senso che ovviamente non è che la causa questo gene della criminalità, però ci sono delle situazioni che fanno da input per cui insomma si è più tendenti all'aggressività, diciamo, ad essere violenti rispetto ad altre situazioni in cui, diciamo, si vive in una condizione più di tranquillità, anche a livello sociale. Sicuramente siamo andati direttamente nei posti per fare noi le foto dei diversi paesi, magari dei castelli, di qualche luogo specifico, perché abbiamo creduto che fosse una cosa, diciamo, più originale, più carina, mettere delle foto che abbiamo fatto noi stessi piuttosto che mettere delle stampe, insomma, no? E ci siamo rifatti molto sulla storia dei diversi paesi, sulla storia di Catanzaro, una storia che è molto molto importante, perché ecco, c'è poi una specie di, praticamente la storia e le leggende che vanno a braccetto. La storia tipica di Catanzaro in merito ad esempio al ponte di Siano, e mi fermo qua, al castello di via Carlo V, che è veramente una storia e leggenda, perché ci sono anche dei racconti popolari che sono dalla leggenda vera e propria, perché la leggenda è qualcosa, diciamo, che si tramanda anche oralmente, e finché arriva ad un'altra generazione arriva già trasformata, no? Perché ci sono le leggende poi che vengono tramandate in diverso ordine, anche in diverso modo. La scienza è qualcosa che ci ha interessato tantissimo, perché la scienza è un mistero, ma pensate che la mente umana è un grande mistero, il crimine è un mistero, perché basti pensare al fatto che si delinque ovviamente sempre per delle motivazioni che stanno alla base, diciamo, dei problemi sociali, dei problemi familiari, e quindi questo lupo, ecco, noi forse poco a poco tendiamo a giustificare alcuni atti a livello proprio di personalità rispetto proprio al lupo. Il lupo è una figura maestosa, è una figura che veramente rappresenta bene e bene la nostra Calabria in tutti i sensi. Io penso che anche sin da piccoli, se comunque siamo stati affascinati da questa figura, però ci ha affascinato tantissimo. Magari non l'abbiamo ammesso, però ci ha sempre affascinato. Sì, infatti tutte le favole che ci hanno raccontato sono tutte cruente, le favole, con quale favole siamo cresciute. Porcino, il genitore ha fatto i bambini, Barba Blu ammazza le mogli, cioè nel senso, quindi le favole hanno tutto questo sfondo, diciamo, di cattiveria, e quindi siamo cresciuti, però senza farci spaventare, cioè. Perché abbiamo preso, anzi il credo, poi addirittura poi è stata presa dal punto di vista psicanalico, come proprio da c'è sempre questo bio di cattiveria, di male che è sullo sfondo della, cioè non ci sono favole positive, o sono triste, tipo Anderson, oppure sono cruenti come tu. E questo ci ha affascinato. Adesso aspettiamo domande. Io sul libro vi posso raccontare qualche cosa di tecnico, perché io sono quello che i libri poi dopo materialmente li realizza come casa editrice, no? Quando mi è arrivato il libro, io sono rimasto subito affascinato dalla narrazione. Innanzitutto, cosa troverete nel volume? Nel volume troverete capitoli brevi, e questo è un grande pregio, perché è uno di quei libri poi dopo che ti cattura, no? E molto facilmente
libro che hanno incominciato e poi a un certo punto, non lo so, la sera, in tranquillità, magari sono le 9 e ti ritrovi alle 2 di notte perché non hai più smesso di leggerlo, perché vuoi vedere, insomma, il finale, la fine, anche se qui non c'è un finale, c'è un finale per ogni capitolo, in buona sostanza. Poi sono rimasto particolarmente affascinato, cioè sono rimasto affascinato dal contenuto, da come è stato raccontato, e poi siccome è un po' il nostro ambiente, io vi dico la verità, io che frequento ricorrentemente Palazzo dei Mobili a Catanzaro, che è la sede del comune, perché al comune di Catanzaro, perché ci vanno ricorrentemente? Perché c'è quella bellissima sala, la sala dei concerti, no? Dove di solito si fanno le presentazioni dei libri, gli eventi culturali, eccetera, eccetera. Leggetevi questo libro, voi guarderete al Palazzo dei Mobili con occhi completamente diversi. Specialmente di sera. Perché adesso non ve lo spiego, altrimenti svelerei una parte, diciamo, del libro, e quindi vi lascio con questa curiosità. Oppure, non lo so, se andate alla piazza centrale a Girifalco e vedete una bella fontana, chiedetevi l'origine di questa, di questo che non è soltanto, diciamo, la fontana del paese, ma un vero e proprio monumento, no? Una piazza importante adornata da questa fontana. Chiedetevi, voglio dire, l'origine di questa fontana e troverete dei cenni in questo volume. Quindi quando passerete da lì, guarderete per il luogo con occhi diversi, ma tanti altri, come già ne hanno accennato. Poi, per quanto riguarda invece la casa editrice, questo libro in particolar modo, posso dirvi, io sono molto contento di averlo pubblicato per varie ragioni, perché la mia una piccola casa editrice con sede a Corinto, in provincia di Cosenza, ho impostato una linea editoriale precisa, che è quella della valorizzazione della persona, e questo libro ci rientra, la valorizzazione del territorio attraverso i ricordi storici, il racconto degli aneddoti, dei miti, delle leggende, delle tradizioni, e ci rientra perfettamente la valorizzazione, quindi, del territorio, in particolare quello calabrese, e poi dopo anche la valorizzazione dei diritti umani, e anche quello lo trovate, diciamo, nel libro in modo non diretto, ma in modo indiretto, ma in modo anche preponderante. Quindi qui, quando mi è arrivato il famoso manoscritto, io continuo ancora a chiamarlo romanticamente manoscritto, ma oggi lo penso perché più scritto, ma però continuiamo, esatto, di rifare. Però io in partenza continuo a chiamarli manoscritti, pure se adesso arrivano addirittura nemmeno, non arrivano più nemmeno via mail, arrivano proprio per WhatsApp, uno dice guarda, ti mando un manoscritto. Romanticamente, come dice, il manoscritto ha il suo fascino, ma va benissimo così. Quando è arrivato non ho impiegato tantissimo tempo per decidere di pubblicarlo, mi è bastata una sola lettura, perché vi posso garantire che affascina. La copertina è stata scelta da Patrizia, da Pisa, come vedete c'è uno sfondo nero e non poteva che essere questo il colore adatto, perché poi alla fine si parla, ci sono tante storie in mano, però ecco, il cerchio che fa intravedere l'impronta del lupo con il titolo affascinante La quinta zampa del lupo, poi come casa editrice noi abbiamo già avuto con il lupo, abbiamo un rapporto, voglio dire, che va alla grande, perché ci abbiamo pubblicato La compagnia del lupo e La quarantesima volta di un autore, è uscita La quinta zampa del lupo, proprio da pochi giorni è uscita La compagnia del lupo, La confraternita di Carpocrate, il titolo del programma. Di conseguenza noi abbiamo questo legame che evidentemente, siccome io sono uno di quelli che pensa che nulla accada per caso, un motivo ci sarà, lo scopriremo naturalmente strada facendo. Cogliete da buon editore, io devo comunque fare anche il mestiere del mio lavoro, quindi cogliete l'opportunità, ho portato i libri, quindi se volete oggi è una buona occasione per non solo per acquistare il libro, ma anche per raccogliere l'autografo delle autrici, sia da parte di Annalisa che da parte di Patrizia. Poi magari dopo, se esce qualche domanda da parte vostra, a qualche spunto, magari andiamo in modo. Grazie. Noi comunque abbiamo scelto la
avevano già due editori di Catanzaro che ci avevano accettato, quindi se abbiamo scelto vuol dire che anche noi abbiamo sentito questo film. Il lupo in qualche modo, ciao Miki. Poi i dettagli, i contenuti in modo approfondito, perché se no si perde poi quella curiosità o si accende anche la curiosità per certi versi, può essere uno come può essere l'altro. E mi piaceva, ho sentito prima Annalisa che parlava di questa, questo aspetto genetico che c'è nel crimine, nel male, no? Un po' quasi prendendo quelle che sono le teorie lombrosiane che sono state tanto criticate e che ancora una volta, come dire, vede la Calabria in prima linea, no? Perché il brigante al quale fu fatta poi in tempi successivi l'autopsia era di San Mango d'Aquino, sono in quelle parti a Botta Santa Lucia, adesso non ricordo, non ricordo esattamente. Quindi in qualche modo si riprende quel filone, non è mai... su questo aspetto volevo un attimino qualche approfondimento. Sì, perché allora ci sono diciamo tante situazioni, tanti elementi come quelli diciamo che tu hai sottolineato in questo momento, che sembrano delle situazioni arcaiche, no? Ancestrali, quindi cose d'altri tempi, perché quando si parlava di Lombroso, Lombroso quindi parlava del crimine, sottolineava il fatto che secondo lui il delinquente era un delinquente nato, che aveva più dei tratti atavici, dei tratti proprio somatici, tipici del delinquente, ad esempio sopracciglia unite, lo sguardo quindi era buono, eccetera, eccetera, quindi proprio dei tratti tipici del se ne è parlato sempre, perché comunque diciamo del crimine insomma si parla già dai tempi antichi, sono di Carina Bene, e si parla dell'epoca primitiva. Oggi magari quella differenza, comunque noi possiamo dare, volendo, possiamo dare delle risposte ad alcuni atti, però diciamo, sono cose che sono sempre accadute. Oggi ne parliamo perché grazie alla scienza e si fa riferimento appunto al gene della criminalità. Questo gene che appunto è innato alla persona, in alcuni fuoriesce in un modo, in altri invece rimane silente fino a un certo punto, quando la multifattorialità, quindi in ambito sociale, in ambito familiare, ma anche a livello di progetto di genere, possono fare da input a questo genetica, quindi riaccendere, e poi si osservano queste situazioni che allora per alcuni che credono sono altamente lombrosiani, come me per esempio, no? Cioè Lombroso viene talmente criticato tanto, non da me. Non da me, perché io veramente riconosco, sembra una cosa assurda, però io riconosco veramente in tante persone dei tratti particolari, degli atteggiamenti, questo lo dico anche diciamo da psicologa clinica, ma anche da queste nozioni di criminologia insomma, che ho acquisito, per cui rimane sempre diciamo, un'argomentazione molto attuale. Se ne parlerà sempre, si faranno ovviamente altre scoperte, altri studi, però questo è un mondo che affascina, no? Perché è proprio il fascino del male, che appunto è quello che attrae, ricollegandoci quindi alla nostra quinta zampa, perché abbiamo da una parte una visione della persona, di come agisce, e quindi dal giudizio che noi stessi diamo, dall'altra parte una visione diversa e dal modo in cui tendiamo a giustificare tra virgolette questi atti. Diciamo che Lombroso
è stato un genio per alcune cose, perché alcune cose possono essere accettate. Questa, diciamo, lei è Rosiana, io lo vedo un po' più critico da un punto di vista critico. Per esempio, anche il cranio che lui vide delle brigate, in realtà era un lago di galline, quindi cioè, questa casa, questo delinquente, ma in realtà non era più di tanto. Certamente la grande intelligenza di Lombroso è stata di vedere questi tanti, perché i tanti esistono. Allora, un giorno stiamo scoprendo delle cose anche con la risonanza. Vediamo come la risonanza magnetica, che è reale, per esempio, di un ludopatico o di un tossicodipendente, si accende in uno stesso modo. Un giorno riusciremo a scoprire anche quale aree saranno coinvolte nella delinquenza. Quindi, diciamo, siamo nella fiducia della scienza, che ci aiuterà pure a scoprire anche un'origine purtroppo non solo genotipica, ma anche fenotipica. Io avevo un'altra riflessione, insomma, sì. Mi piace, sono una curiosa, insomma, quindi volevo accostiamo naturalmente a questa figura del lupo la cattiveria, che poi sì. La cattiveria per dire in mano, riportato in queste pagine, però la cattiveria proprio come termine latino, no? Deriva dal latino, cioè significa proprio sofferenza. E io in queste pagine ho trovato molta sofferenza. Prima Annalisa ha fatto cenno alla storia del ponte di Siano. Io lì trovo effettivamente la dannazione, no? Queste anime che non trovano pace, che non prendono pace e che vagano e vanno in giro, insomma, e cercano in qualche modo una sorta di giustizia, no? Sono alla ricerca anche di una loro, questo, un loro modo nuovo di vivere in qualche modo, e questo è quello che ho colto. Non so se una forma di giustizia, diciamo. Sì, perché ecco, è sempre quella l'ingiustizia che muove, come d'altra parte il brigante si muoveva e agiva proprio in qualche modo per vendicare le persone vittime. Un po' alla Robin Hood in qualche modo, non era soltanto questo essere straniero di questa persona che tira, anche noi stessi a Milena, noi abbiamo avuto un sacerdote che ha scritto un bellissimo libro su Milena e c'era una parte proprio dedicata a un brigante nostro locale, che era un brigante Faciume, insomma Faciume proprio perché aveva questa faccia molto grossa, molto importante, no? E quindi anche noi come paese abbiamo in qualche modo sperimentato, non poi direttamente i nostri antenati hanno sperimentato la presenza, hanno vissuto con questi personaggi che voi riprendete nel libro naturalmente. Ah, infatti, in realtà molte, ritornando al Lombroso, molte facce che possono essere considerate delle facce cattive, in realtà se andiamo a vedere può essere l'ipotiroideo che quindi c'è la base di una malattia, può essere la fascia serenale che c'è la base di una malattia, per cui c'è sempre una giustificazione al male. Il male è sempre, e noi abbiamo sempre cercato di giustificare il male, e anche con questa visione che tu dici delle anime, io ho scritto una storia che mi è capitata veramente, quindi io ho avuto la possibilità, non è stata suggestione di vedere una figura che non esisteva. Tra l'altro chi legge il libro vedrà la conferma che diciamo, io ho visto una cosa e poi mia zia vide un'altra cosa che completava la figura. Io personalmente consiglio la lettura di giorno, consiglio la lettura di giorno perché ci sono, io l'ho letto anche di sera, devo dire la verità, da quando ormai io vengo da una famiglia. Adesso sono rimasta solo insomma, a casa, devo dire la verità, la notte ho avuto qualche difficoltà naturalmente poi a ritrovare una serenità, perché voglio dire l'equilibrio, però comunque però, è stato però anche nella visione di queste figure, cioè, se esistono, c'è cioè, spero di fantasmi, nessuno è mai stato dato di legge, ti possono fare paura, non è che ti uccidono, per cui se veramente esiste questo collegamento, queste anime che non trovano pace,
terrorizzato, magari impaurito, sì. Cioè, ti arriva da quella casa che è infestata, ci immagino di prendere che te la deve dire, cioè, però in realtà, per cui se esistono questi animi che non trovano pace, questo chi può dire? Può beh, si sarebbe sistemato da sempre questo, ovviamente, ma ricollegato al fatto che c'è il pontiriano, no? Sì, vanno proprio a braccetto la leggenda e la scienza, perché la leggenda è quello che viene tramandato della storia, perché ce ne sono più di uno. Allora, rispetto alla storia, diciamo che specifica, però va su conoscenza perché? Perché proprio anche nella trasmissione televisiva c'è stato chi a livello scientifico ha proprio dimostrato alcune situazioni, per cui ecco qual è proprio il mistero che proprio questo è il mistero, cioè situazioni che vanno a farci leggenda, scienza, dove arriva una poi alcuni vuoti, diciamo, sì, della scienza vengono riempiti un pochettino, vengono colmati da quella che poi è la fantasia, il mito, la leggenda, in qualche modo. E poi di bocca in bocca diventa poi magari saltabile. Viene tramandato da magari. Rispetto invece alle personalità, perché noi quando parliamo dell'essere umano, naturalmente parliamo della personalità, anche, no? La personalità che è data da queste due componenti, naturalmente, il carattere e il temperamento, no? Sono queste due cose che si uniscono e poi danno luogo a quella che è la personalità di ciascuno. Mi ritrovo d'accordo con voi, sto facendo anche io un percorso negli ultimi tempi con un bravissimo professore, un bravissimo psichiatra che è suo. Sento proprio la tecnica del training autogeno, facciamo poi genetica, insomma, facciamo anche una parte un pochettino più attenta, informativa, e poi facciamo tutta la parte pratica. E proprio lui ci faceva soffermare su questi aspetti per quanto riguarda la cattiveria, il printing, no? Della cattiveria. Praticamente è tramandabile proprio, lui diceva, se noi prendiamo delle famiglie, vediamo proprio come anche nelle generazioni successive, se ci sono stati fatti importanti, anche nelle generazioni successive possono, naturalmente un'equazione, però possono ripetersi questi avvenimenti naturalmente di crudeltà, di ferocia, sono proprio in quella parte che adesso c'è la genetica. Perché ci vuole etichetta socialmente, non per lo studio di sociologia, si parla di etichetta. Cioè se io nasco in una famiglia di ladri, è molto facile che mi di ladri. Non è un'etichetta, diciamo, purtroppo ce l'ho. Ci imprime il mondo, insomma. C'è un'influenza anche da parte del contesto ambientale. Certo, se noi pensiamo per esempio alle nuove generazioni, ai bambini, acquisiscono dei modelli, quindi tu hai i genitori più possibilità di sviluppare questa propensione, perché le tue figure di riferimento ti danno quel tipo di modelli. Sono le che una famiglia viene etichettata come l'altro e io sono l'altro perché ho questo modello da seguire. D'altra parte il modello nel printing è la patria che segue la mamma pensando, cioè segue qualsiasi animale che si muove appena nasce, la patria segue quello. Io però voglio credere naturalmente a una società che si evolve, che non rimane ferma, è ancorata a quelli che sono poi anche i pregiudizi, perché avete parlato di sì, pregiudizio. Perché se pensiamo per esempio a un giovane nato in un determinato contesto familiare che ha già dei modelli di riferimento di un certo tipo, questi possono essere anche aggravati dall'esclusione sociale, certo. Perché viene etichettata proprio l'intera famiglia. Allora il contesto si aggrava perché oltre ad avere dei modelli negativi, uno si trova pure escluso dalla società, andando a fare esercitare. Io per ragioni lavorative lavoro molto
con i rom, naturalmente. Ogni qualvolta poi mi trovo a fare relazioni, quindi devo costruire un po' il contesto sociale, familiare, ambientale dove vivono i minori, perché non sono dei minori, e esce fuori sempre la solita battuta, naturalmente, dove si dice: ma tanto è tempo perso. Cioè io non credo che è tempo perso, io penso più a soggetti, voglio dire, che in qualche modo nascono un po' sfortunati e il loro destino in qualche modo è segnato, perché se lo stesso bambino dalla nascita viene allontanato da quel contesto, è chiaro che le vengono date altri strumenti, altre opportunità. Abbiamo una cartina del tornasole, della controprova, nel fenomeno delle recidive nei reati da parte delle persone che escono dal carcere. Cioè, noi abbiamo una situazione, per esempio in Italia, dove il carcere è una situazione particolarmente difficile, certo, gravosa, ok? Dove c'è fortissima carenza di personale, fortissima carenza di personale addetto alle cosiddette attività trattamentali, no? Ci sono pochissimi psicologi, sociologi, educatori, quindi persone che dovrebbero accompagnare queste persone nel percorso di reinserimento sociale. E la cartina del tornasole dove sta? Le recidive, quindi chi esce dal carcere avendo fatto dal primo al tutto, scontato in carcere, in questa situazione dal primo all'ultimo giorno, ha l'80% di probabilità di essere recidivante, cioè di commettere nuovamente un altro reato. È esattamente l'opposto a quello della alternativa. Quindi quei pochi diciamo, detenuti che hanno l'opportunità di scontare la propria pena, però con una pena alternativa, e ce ne sono di varie misure, soltanto il 20%, non si arriva al 30% di recidive. Questa è la cartina del tornasole di quanto può influire anche l'ambiente circostante. No? Quindi, nell'ambiente rom, ma non è tanto il fatto delle pene, è lo stile di vita, ed è un contesto, ed è anche il contesto sociale discriminante che ci sta attorno, perché se uno mattina, mezzogiorno e sera si continua a atteggiarlo per zingaro, nell'accezione negativa del termine, cioè ma con tutta la buona volontà, tu farai il doppio della fatica a vivere esattamente. E allora ad un certo punto la persona umana si può stancare, oppure perdere le speranze, e di conseguenza attraversare dei confini, che sono quelli, voglio dire, dettati dalla vita civile comune, e che scoprite coincidono poi dopo con l'illegalità. Allora ci dobbiamo chiedere come poter ricostruire e montare un ambiente socio-culturale, ambientale adatto e che veramente possa dare varie opportunità a tutti per poter sviluppare la propria personalità. O può esserci anche la famosa componente genetica, certo, anche quella, però anche la componente genetica non potrà, a mio avviso, giustificare mai un determinato tipo di atteggiamento. Cioè, se esistesse davvero il gene del crimine o il gene dell'assassino e venisse scoperto, ambientali hanno anche il suo peso, cioè non è solo il genere, ma ci devono essere tutta una serie di altri elementi che devono far scattare. E infatti il libro dice questo, parla proprio di questa genetica del male, sottolineando proprio questa cosa, però sottolinea il fatto che il genere della criminalità esiste scientificamente, l'ho provato quando hanno fatto delle scoperte in America, quindi esiste genere, ma c'è scritto su. È significato anche questo, che non basta avere gene della criminalità per dire questo è un delinquente, questo è un assassino, assolutamente no. Perché ci sono un insieme di cose, come il sociale, di cui parlavamo prima, e tanto altro ancora. Ciao. Quindi,
voce fa scattare, no, vai per esempio non è troppo calzante, voglio dire, quell'elemento che fa da grilletto, ecco, da innesto, da innesto. Però oggi si è dimostrato che tutto ciò che è un certo tipo, anche quando si manifesta nel fenotipo, il fenotipo può diventare un certo tipo. Ma infatti la schiena, quindi a me se poi effettivamente i geni possono dare una traccia poi dal mio punto di vista siamo comunque di libero arbitrio rispetto al quale possiamo rispetto alla scelta poi anche da credente, quindi rispetto alla cosa, quindi Giuda però ha avuto la possibilità di scegliere tra bene e male, ma per ritornare invece alla genetica, allora a questo punto quanto c'è di genetico e quanto può esserci di genetico, visto che poi parliamo di fattori di trasformazione. Sì, allora l'epigenetica veramente cioè è molto nota ed è tanto, ma una percentuale abbastanza elevata e che sicuramente è relazionata in maniera particolare nel contesto proprio del genere della criminalità e quindi ha una percentuale veramente alta rispetto proprio alla presenza del gene stesso. Ma poi per esempio prendendo un diabetico, non esiste un genere di diabete, però c'è una familiarità, per cui per questo sto dicendo, non è che non parliamo solo di genere, ma pure di fenotipi e di familiarità, ok? Certo. C'è questa bella discussione, c'è qualche ritorno dall'altra parte, qualche osservazione, qualche domanda che volete rivolgere all'autore, all'editore, alle autrici dell'editore? Io ho una domanda, però le domande tecniche. A me. Io avevo fatto già la premessa alle autrici e all'editore. Io ho tirato a fuori perché non sono. Ma è pagina 43 del libro. Come? Ma è pagina 43 del libro. Pagina 43 del libro. Sì. Lo sapete, se ancora ci sono queste salte compagnia Mirina. No, abbiamo parlato allora così, la domanda è fatta. Allora, noi siamo qui naturalmente siamo nella piena naturalmente leggenda, no? Perché è quello, sono quelle cose che poi hanno accompagnato un tratto di storia del paese, ma davvero fatta di leggenda, perché e di quello che ieri sera l'ho approfondito questo, no? Sì, e anche quando ho scritto, ho detto pure sì. Noi abbiamo visto qualcosa che mai non si è trovato, però può essere suggestione, perché noi dobbiamo mettere sempre la parola suggestione. Certo. Perché se tu sai determinate leggende sul posto è molto facile che se vedi una cosa strana dice si è, diciamo che un pochettino ci ha accompagnato questa leggenda, ha accompagnato le generazioni passate, però proprio forse perché si ha bisogno ogni tanto di aggrapparsi a qualcosa che dà pure un paese che è su questa collina, no? Che vive di ritmi tranquilli, magari c'è anche bisogno ogni tanto di chiamare in soccorso quello che può essere una leggenda in qualche modo e farla crescere e poi tramandarla agli altri e far sì che diventi poi parte della storia, ma non è storia che è leggenda. Se tu mi ricordo che esiste. Come? Se tu mi ricordo che esiste. Non ho capito. Se non mi ricordo che esiste. Se ne racconta. Si racconta, ma è proprio quello dico, proprio perché i ritmi non guardiamo quelli di adesso dove oramai naturalmente i ragazzi viaggiano velocissimi perché con in aiuto arriva la tecnologia, ma parliamo di qualche generazione fa dove davvero le giornate passavano in modo tranquillo e lento. È chiaro che c'era bisogno di arricchire questo
questa quotidianità monotona di qualche sollecitazione importante e forte, e quale leggenda più significativa poteva essere questa? Abbiamo un ponte d'ingresso, quindi questa fontana, cioè, dove tutto può essere misterioso, no? Il ponte, tutto ciò che è sospeso, il ponte, la fontana, e poi attorno a questo luogo avvistare insomma queste figure che si aggirano durante la notte e alla ricerca, naturalmente non si è mai capito di cosa. Quindi io mi sento, il sindaco mi può dare come dire il soccorso in questo caso, l'abbiamo vissuta più adesso alla luce, voglio dire, di tutti i fatti, la facciamo rientrare più in un discorso di leggenda, penso, no? Sì. Quasi tutte sono leggende, poi se c'è un fondo di verità, magari c'è un fondo di verità. Io ricordo, ecco, proprio per chiarire meglio questo passaggio, io ricordo da bambina, e quindi poi naturalmente considerando 56 anni, sentivo parlare sempre più o meno di quei luoghi come il luogo delle cosiddette paganelle. Pietro magari è più giovane, non ricordo di meno, ma che cosa, ma loro se lo ricorderanno. Questo luogo praticamente dove c'erano quelle anime che non erano arrivate, quei bambini praticamente, che non erano stati battezzati, quindi erano morti prima di essere battezzati, e venivano proprio perché la parte iniziale del paese c'è questo torrente d'acqua, questi bambini che poi erano forse frutto, ne parlavano anche di aborti, insomma, no? Di aborti. Come? Fedi. Venivano buttati naturalmente in questo canale. Poi da lì, insomma, no? Nel tramandare oralmente tutto questo, alla fine abbiamo popolato il ponte di immagini, di figure. Perché non un altro luogo del paese? Il luogo è proprio quello del ponte, è sospeso, questa cosa di essere sospeso. È il simbolo. È il simbolo, naturalmente. Questo è già il denaro. O il ponte bianco, o altre storie sono sempre le tre. Noi per esempio abbiamo un'altra bellissima leggenda che è alla quale mi piace di più, naturalmente, sono legata a modo particolare, che invece è quella delle fate. Noi non abbiamo solo streghe, briganti, ma abbiamo anche le fate, naturalmente. Queste figure positive, e qui ce l'abbiamo sempre, ecco, l'acqua, poi il filo conduttore diventa sempre quest'acqua, e noi parliamo del fiume, naturalmente, lungo il nostro fiume sorgono dei mulini, dei vecchi mulini, e c'è sempre questa leggenda che parla di queste fate che ogni tanto naturalmente si facevano vedere, naturalmente le fate che portano bene questo messaggio positivo, naturalmente, e su questo infatti l'amministrazione ha un suo bel progetto. Quindi, Mary, che cosa? Don Francesco. Una domanda così e alle due relatrici. Partendo dalla vostra esperienza nel comporre il volume, e sul piano, diciamo, sociologico, ma anche psicologico, la percentuale, secondo la vostra esperienza, la percentuale di poter uscire da un ambiente reale condizionato, no? E più o meno secondo il vostro, diciamo, punto di vista, no? C'è una percentuale, o meglio, le proposte per poter uscire dall'ambiente da questo punto di vista negativo, no? Allora, magari proiettando la realtà alle nuove generazioni, ovviamente, no? Partendo dai piccolini, cioè il condizionamento dell'ambiente sociologico. Allora, sicuramente si può fare tanto se si sa fare, nel senso che bisogna lavorare molto a livello di prevenzione. La prevenzione
prevenzione allora, nelle scuole, prevenzione in ogni ambiente possibile e immaginabile che possa accogliere soprattutto diciamo, i bambini, i ragazzi, gli adolescenti, perché le problematiche sociali che vanno diciamo, per impattare, come avete detto, quella crescita della personalità, di cui parlava anche Marco, cioè sì è vero, c'è il genere del male, però tutti i contesti diversi che poi vanno diciamo, a creare queste sorti di distorsioni, no? Distorsioni anche della personalità, distorsioni anche a livello cognitivo, perché no? Quindi io direi che la prevenzione significa tanto, quindi dare informazione, proprio far conoscere proprio le problematiche, perché se le problematiche possono affrontare e si possono cercare le eventuali soluzioni. Se invece ignorantemente si tende a discostarsi da ciò che può essere male, allora così diciamo non si risolve nulla, perché proprio dando la conoscenza si può cercare poi una soluzione. La prevenzione deve venire dalla famiglia, perché è il gruppo primario per eccellenza, cioè noi partiamo dalla nostra famiglia, quindi la nostra famiglia ci impone credo, la sua religione, la sua morale e quindi e ci dà veramente questa impronta. Quindi a questo punto dovremmo iniziare ad educare le famiglie. Se noi le vediamo nelle scuole, dove invece di andare a parlare con il professore a chiedere come va il ragazzo, andiamo già contro i professori perché il ragazzo è bravo a tutti i costi e sono i professori che sono sbagliati, allora dovremmo cercare di educare i genitori a capire le esigenze vere dei propri figli. A guardarli con altri occhi, guardandoli con altri occhi, a capire la loro morale, la loro tendenza sessuale, qualsiasi cosa, senza dare né giudizi, ma accompagnando nella loro crescita, allora forse, per questo dico, noi parliamo, dobbiamo andare prima nelle famiglie. Infatti, scusi se sì. Ha finito? Sì. Ok. Sì. No, no, infatti la domanda si poggiava proprio su questo, il fatto sociologico, no? Cioè, dove l'agenzia educativa familiare non riesce oppure è condizionata dall'ambiente. E allora dobbiamo la famiglia, ecco. Dobbiamo educare le famiglie, perché i ragazzi sono già, cioè io ripeto, ai ristoranti, i bambini, cioè, nessuno ci dà retta, ci mettono il cellulare e loro stanno a guardare il programma. Quindi dobbiamo cercare di educare le famiglie. Educando le famiglie si può fare. Quindi la prevenzione. Deve essere questa prevenzione scuola, famiglia, un lavoro sinergico. Un lavoro sinergico, un lavoro sinergico. Ma noi ancora adesso, non permettete se sì. Noi qui abbiamo parlato di miti, no? Sì. Ma miti vuol dire che hanno una valenza poi quasi scientifica per certi aspetti. Sì. Ma noi pensate che i miti di una società nostra odierna non esistono ancora, ci sono tanti miti, ci sono questi gli adolescenti, proprio perché noi stavamo parlando un pochettino dell'adolescenza, che si creano i miti, hanno bisogno di questi miti, i miti servono naturalmente, no? Proprio per la crescita. Poi è chiaro, come in ogni cosa, ci sono questi miti che sono, diventano dei modelli positivi e dei miti modelli, quindi mito uguale a modello negativo, cioè il mito che ne so della Ferragni, del adesso, di queste forme, voglio dire, estreme, così è sempre mito, sempre creato, è la nuova generazione che l'ha voluto e l'ha creato. E ci sono, quindi come c'era un tempo, ci sono ancora adesso, cambiano naturalmente come si sono evolute le società si evolvono. Perché mentre io sono cresciuta con mito, scusa, lo dico di Marx, e adesso sono cresciuta con mito dell'influenza, è brutto questo. È questo. Cioè un vuoto. Allora diciamo che i nativi digitali hanno questo, si trovano ad avere una società che si fonda su nulla. Beh, il problema oggi è complesso. È abbastanza. Giocano le agenzie informative, fanno particolarmente. In Italia per esempio abbiamo una situazione che è composita. Dato numero uno,
piatto della fata padrone, mentre a tavola è la pasta, a livello mediatico è la televisione. Se noi andiamo a vedere la qualità della televisione oggi, siamo soprattutto in tema di informazione, ma siamo molto lontani dalla famosa BBC britannica, dove, che ne so, alla BBC ci si dimette per degli errori che in Italia farebbero soltanto ridere. Cioè, per fare un esempio proprio di come alcuni paesi hanno impostato il loro vivere sociale e civile, forse perché poi hanno pure capito l'importanza di alcune cose, no? E restando sul Regno Unito, no? Allora, Boris Johnson è stato premier del Regno Unito ed è stato anche capo del suo partito, del Partito Comunista. Si è dovuto a un certo punto dimettere perché è stato travolto da uno scandalo. Allora, siccome, voglio dire, in Italia non si è quasi mai dimesso nessuno per gli scandali dalla politica, quello dice, vabbè, però Boris Johnson, ma che cosa ha fatto? L'avrà combinato proprio più che grossa, proprio gigantesca. Ha semplicemente detto una bugia che in Italia farebbe soltanto ridere. Cioè, Boris Johnson ha avuto una storia particolare durante il Covid. Cioè, all'inizio lui non credeva che bisognasse chiudere tutto per proteggersi dal Covid e anzi si liberò in alcune affermazioni che fecero anche scalpore, perché disse: gli esperti mi dicono che noi come società britannica dovremmo pagare un tributo di morte al Covid, l'abbiamo calcolato, ci dispiace, però è sostenibile, noi non crediamo nulla. E lì si attivavano le prime polemiche. Poi però accadde l'imprevisto, Boris Johnson prende il tributo, finisce in terapia intensiva, chi sarà mancato la spina? Se finite in terapia intensiva. Per fortuna sua ha superato il Covid, ma gli sarà rimasto il ricordo, perché quando ha ripreso tutte le sue funzioni, chiudiamo il Regno Unito. E come in tutta Europa, ci sono anche il Regno Unito, anche diciamo, in Inghilterra, ci sono stati i famosi lockdown. Ma durante il lockdown, Boris Johnson fece un party. Ma non vi immaginate una festa di 400-500 persone, 12-13 persone ci stanno, 12-13. L'ha scoperto un tabloid inglese e ha rivolto a Boris Johnson la domanda e gli ha detto: ma è vera questa cosa che durante il lockdown tu hai fatto in parte, per piccolo che sia? Lui ha negato. Si è dovuto dimettere per questo. Non per il fatto in sé, ma perché nella cultura britannica chi ricopre un ruolo pubblico, mentire è la cosa più grave che può capitare. Quindi anche, però vedete, il tipo di cosa, in Italia una roba del genere avrebbe fatto ridere, perché in Italia erano argomenti, diamo il premio a quelli che sono più furbi, a quelli che la fanno più grossa e riescono a farla franca. Ok? Quindi l'informazione gioca un ruolo potentissimo nella nostra società, perché l'italiano medio guarda tantissima televisione e purtroppo il livello dell'informazione in televisione in Italia è molto basso. Seguono i giornali in Italia hanno dei grossi problemi di orientamento proprio perché sono pochissimi gli editori puri, cioè gli editori che fanno solo gli editori che si occupano solo di informazione, no. I proprietari dei grandi giornali hanno anche interessi compositi in altri settori e quindi spesso investiti anche in politica e quindi veicolano l'informazione. A seguire ci sono i libri. I libri hanno un pregio, sono tantissimi. È difficile veicolarli, è difficilissimo. Perché mentre la televisione sono un numero ridotto di canali e se tu la controlli riesci ad orientare l'opinione pubblica, dice se il 90% degli italiani guardano la televisione e un certo numero mi guardano l'intergiornale, io ne devo orientare 6 e ho preso il 90% della popolazione. E quindi i libri come fai?
In Italia escono 36.000 libri all'anno, 100 al giorno, cioè c'è 100 libri diversi, 100, al netto del self-publishing, cioè al netto di quelli che si ripubblicano da solo. Come fai a controllare i libri? È impossibile, devi chiudere la casa editrice, ci vuole un dittatore che dice la casa editrice domani tutte e due se non si pubblica niente. Tanto è vero che nelle società totalitarie questo succede. Gli indici dei libri, libri che si possono leggere, libri che non si possono leggere, libri che non si possono leggere vengono proprio bruciati dalle piazze, ok? Qui all'interno, quindi i libri sono la chiave, la lettura è la chiave per la crescita sociale e civile di una società. Anche in questo c'è un'Italia composita. Gli ultimi dati con i tacci che ho a disposizione ci raccontano questo, che la Calabria e la Sicilia purtroppo sono le due regioni italiane dove si legge di meno. In Calabria e in Sicilia nell'anno 2021 solo il 20% della popolazione ha acquistato un libro al netto delle attività curriculari. Le attività curriculari sono: io devo comprare un libro perché mi serve per la mia professione o perché banalmente faccio lo studente, vado a scuola, vado all'università, quindi al netto di chi deve comprare un libro per un'attività curriculare, studio, professione, solo il 20% delle persone hanno acquistato un libro. E fate attenzione, acquistare un libro non significa leggerlo. Spesso si acquista, finisce nello scaffale, in un cassetto, per restare lì, magari non l'ha detto mai, però basiamoci soltanto sull'acquisto del libro, solo il 20%. Il contraltare è la provincia autonoma di Bolzano, sempre anno 2021. Nella provincia autonoma di Bolzano l'80% della popolazione, al netto dell'attività curriculare, ha acquistato un libro. Ora facciamo una sovrapposizione e sovrapponiamo l'ambiente socio-economico della provincia autonoma di Bolzano con quella della Calabria e della Sicilia. È un'immagine, cioè voglio dire, che corrisponde perfettamente, cioè dove si legge di più tu hai anche sviluppo economico, dove si legge di più hai meno fenomeni criminali. Purtroppo è così. Quindi se noi vogliamo fare degli ottimi investimenti, siccome siamo in una sede istituzionale che è il comune, sappiate per esempio gli oltre, in Calabria ci sono, se non hanno accorpato altri, mi pare sono 404 o 405, non mi ricordo se ha detto la 404. Ci sono 20, circa un quarto dei comuni calabresi dove un libro non si presenta da 10 anni, non parlo del comune. Cioè, oggi c'è durante la sede istituzionale perché siamo ospiti, anzi grazie, però in un comune ci sono associazioni, ci sono la Prologo, ci può essere la Prologo, ci sono le associazioni, c'è una parrocchia, ci possono essere singole persone che possono, diciamo, organizzare. Un quarto dei comuni calabresi non si presenta un libro da oltre 10 anni. Questo è significativo. Però se vogliamo fare degli investimenti, che sono investimenti che purtroppo alla politica in generale, di questo facendo un ragionamento molto generico, fare questo tipo di investimenti non conviene tanto, perché naturalmente viene sempre visto anche il potere politico, quindi il ritorno in termini di voti. Cioè la cultura paga dopo tanti anni, gli investimenti in cultura pagano dopo tanti anni, no? Di prima lo facciamo, visto che quella è la struttura comunale che sta a fianco qui, che è una triteata, quello è un bel investimento, per esempio, no? Perché lì si possono fare tante cose. Quindi vi complimento e mi fa piacere, è un'indicazione. Però vedete, la lettura in un contesto socio-economico è assolutamente fondamentale. Ho divagato un po', no? Però rientra e ci riporta tutto anche nei concetti sostanziali che stiamo presentando. E come c'è da dire anche il dottore, non solo c'è il giornalista, no?
Bolzano c'è una disoccupazione bassissima, perché nella provincia autonoma di Bolzano, come anche a Trento, la disoccupazione è bassissima, perché la disoccupazione è bassissima. Anche e bassissima anche la dispersione scolastica, cosa che invece in Calabria si vede, e secondo alcune statistiche si vede anche di più rispetto alla Calabria. È un argomento che però non ho ancora il piacere di leggere, perché quando ho visto la locandina appena non so tanto che tipo di libro è, no? Qui sono molto qua con la curiosità di capire. Quindi non posso fare domande specifiche sul libro, non avendo letto, ma sulle parole delle autrici provo a fare quelle domande che mi hanno suscitato la mia curiosità. Perché il genere umano è attratto tantissimo dal mistero, dall'oscurità, e non altrettanto dalla luce e dalle cose positive? Allora, diciamo che da un certo punto di vista noi siamo perché siamo attratti dai serial killer? Perché vediamo sempre quanto grado, chi l'ha visto? Perché? Allora, è una cosa anatica. Dobbiamo difenderci dai nemici. Che cosa noi vediamo in un serial killer? Una metodologia che dobbiamo evitare. Per cui praticamente proprio è stata fatta una ricerca scientifica che si è attirata da questi personaggi proprio per questo, perché ci danno quasi uno strumento per capire come evitare di cadere nella stessa, cioè di non essere noi vittime. Quindi è proprio un discorso atavico, per cui siamo attratti per questo, quindi è un discorso di atavismo. Poi siamo stati tormentati. Diciamo, adesso va di moda vedere tutti, cioè ci sono giornali, ci sono, cioè qualsiasi cosa che noi vediamo in televisione sono diritti, e quindi per forza di cose siamo tutti normali. Lasciando perdere, noi siamo stati attratti da un punto di vista un po' di, diciamo, della suggestione e anche della scienza, però proprio atavicamente siamo attratti per questo. Per spirito di sopravvivenza. Nasce cattivi, quindi poi grazie proprio alle relazioni che noi riusciamo a costruire nella diventiamo cattivi col tempo. Però anche su questo ci sono studi dove proprio si parla che l'uomo nasce cattivo, perché noi naturalmente c'è quella parte nostra del subconscio, il nostro subconscio è quello proprio istintuale, no? Quello che ci fa commettere le cose. Però e poi abbiamo la parte per arrivare alle cose, poi abbiamo gli altri livelli, praticamente, no? E la funzione importante è proprio che ci fa sì che noi controlliamo questa impulsività e il preconscio, e quello che fa un po' d'arbitro, che dice no, questa cosa non te la posso far fare, questa cosa non la puoi fare. Però è chiaro che questo preconscio, nel momento in cui poco poco abbassa le difese, l'inconscio che sta sempre lì arriva ed agisce. Quindi per questo l'uomo c'ha questa sua cattiveria, insomma. È un conflitto tra il bene e il male. Perché sì, certo, è ciò. Ma secondo me la cattiveria ce l'hai se non sai bene con te stesso. Come? La cattiveria ce l'hai se non sai bene con te stesso. No, vabbè, quello è un altro discorso. No, scusa. Sì, però no, io sto bene con me. Io non c'è più. Noi abbiamo dato una risposta più o meno scientifica, voglio dire, alla situazione. La risposta scientifica a quello che diceva Gregorio è questo. Si nasce naturalmente con queste dimensioni, no? Noi abbiamo questo inconscio, e in questo inconscio, in questo luogo, diciamo, della mente, ha sede proprio tutta la parte istintuale del soggetto, quindi quello che noi vogliamo fare, la parte libera proprio, che però non può agire veramente in modo libero, per fortuna, perché altrimenti sarebbe un vivere proprio in modo completamente anarchico, no? Come si dice? Allora, se noi
che è inserita in un contesto di questo pianeta sperduto nell'universo, la nostra specie si è evoluta. Sì. Si è evoluta. Come ogni evoluzione ci sono, diciamo, degli effetti positivi e negativi, no? Ad esempio nel regno animale, tutto a caso noi chiamiamo regno, sì, però nel regno, cioè, nessuna specie animale ha creato un altro regno. Cioè soltanto la nostra specie ha questa capacità che ha sviluppato attraverso l'evoluzione, sviluppando anche processi, diciamo, negativi, che noi troviamo poi nel piccolo e nel grande, che è per esempio la dominazione, oppure oggi possiamo parlare, non so, della violenza di genere. Sì. Ora, la violenza di genere, vedete, non è soltanto, cioè non è unidirezionale, non è soltanto il genere dell'uomo che si scaglia contro le donne e non viceversa, è bidirezionale. Cambiano le forme, però esiste anche questa bidirezionalità. Se mi permettete in pochi secondi voglio raccontare però qualche cosa che pochi conoscono proprio sul mondo dei libri. Dovete sapere che in Calabria, e questa è una curiosità rispetto al dato che avete detto prima, no? Dove in Calabria e in Sicilia si vende molto poco, voi pensate che non sono tantissimi i posti nel mondo che si possono fregiare, come posso dire, dell'onore di dire i libri sono nati qua. La Calabria è uno di questi posti, dove sono nati i primi libri, non della storia, i primi libri dell'umanità. Vi spiego perché. Avete presente le grotte di Papasidero in provincia di Cosenza? Cioè, le grotte di Papasidero sono famose. Esatto. Parliamo di 15-20.000 anni fa, ok? Quindi parliamo di queste grotte, poi ci sono queste rocce, dove su queste rocce ci sono dei graffiti. Quei graffiti sono i primi libri della storia. Io mi immagino che la realizzazione di quei graffiti, siccome sono scene di caccia, io mi immagino un maestro che attraverso quei libri, non esistevano le tipografie, non esisteva la tecnologia di oggi, quindi i libri si potevano costruire con quello che avevano a disposizione. Avevano le rocce, hanno disegnato queste scene di caccia. Io immagino un maestro che attraverso quei libri faceva ai suoi studenti, dava lezioni di come ci si procura da mangiare oggi per domani, che all'epoca, voglio dire, era naturalmente un'attività preponderante per poter sopravvivere. Quindi vi ho voluto raccontare anche questa curiosità, perché in Calabria abbiamo uno dei pochi posti nel mondo dove sono nati i primi libri della storia dell'umanità, in forma diversa, attraverso graffiti disegnati sulle rocce, ma quindi erano dei libri. Forse, tornando al fascino del male, sicuramente è una cosa che da sempre è esistita, anche a livello di religione, no? Con il peccato originale, quindi con la mela, da Medeva, quindi veniva impedito di toccare quel frutto, però si è attratto dal male, quindi la tentazione, l'impulso, noi diciamo che lo chiamiamo a livello, diciamo, di psicologia impulso. In ambito religioso, quindi lo teniamo per capo, giusto? Ecco, quindi è da sempre esistito, siamo sempre stati affascinati da quello che noi fondamentalmente non conosciamo, da quella parte oscura che, anche se è minima, c'è comunque in tutti quanti noi. Allora, si evolve in alcuni per un certo contesto, rimane invece, diciamo, silente in altri, e quindi poi la diverse situazioni, sempre in base alla multifattorialità sociale, familiare, tanto ancora. E poi se posso aggiungere, cioè, il linguaggio più popolare, il gusto del piacere. Esattamente. Esatto. Quanto è affascinante quando uno dice questo, quando fare tutto, la mela.
un cibo, no? Tu puoi mangiare questo, ma quello no, ma voglio di quello di quello. Tanta risposta di tipo scientifico, questo genere, insomma, potrebbe essere il fatto che comunque l'essere umano, come tutti gli altri esseri viventi, naturalmente, no? Possiede un cervello primitivo, è un cervello che poi si è sviluppato nel tempo. Quindi questa condizione del cervello primitivo, che può essere nell'animale più feroce naturalmente, noi ce lo riportiamo, ce l'abbiamo come, ce l'abbiamo come informazione, quindi il nostro agire è un po' più vantaggio, magari è legato anche un po' a questo. Torniamo alla figura del lupo, ovviamente ci sono animali che comunque agiscono, uccidono per sfamarsi, cioè per sopravvivenza. Invece l'uomo perché diciamo, compie questi atti malvagi? Ma certo per sopravvivenza. Quindi ecco, spesso per la brutalità, per la malattia. Noi scegliamo come scimmie, quindi ci portiamo questo retaggio dall'istinto di sopravvivenza che ci porteremo sempre dietro. Quindi dobbiamo sopravvivere, quindi dobbiamo marcare il nostro territorio, dobbiamo marcare le nostre cose, abbiamo paura del diverso. Noi oggi non possiamo misurare, per esempio, prendendo i nostri cari animali domestici, no? Cioè, non sappiamo quanti gatti o quanti cani hanno proprio il cervello rotto, ma siamo sicuri che una certa percentuale di esseri umani, per i motivi più svariati che possono essere attraverso agenti chimici, attraverso agenti sconosciuti, attraverso anche agenti ambientali, dove il cervello si rompe e tu quell'atto che identifichi in un atto malefico non riesci a trovare la giustificazione. Okay, perché è completamente irrazionale. Quando noi parliamo della corteccia prefrontale, naturalmente che è quella la sede che ci fa gestire proprio gli istinti, le parti istintuali, no? Cioè una persona che per esempio ha avuto un ictus, ecco, una lesione così, è una persona che è proprio quell'area, no? Viene completamente personalità, viene gestita la vita. Sì, ma no, possiamo dare questa componente diversa, quando abbiamo un ictus, secondo quello che viene colpito, proprio un cambiamento di personalità. Mi capita nel bottino ogni tanto di leggere la favola, questa cosa che possono contenere anche diciamo, cose negative, magari non ce l'abbiamo molto neanche, no? Fanno nel dubbio, allora le favole con le quali noi siamo cresciuti, generazioni sono cresciute con le favole. Ma c'è stato un lungo dibattito su se le favole sono educative o diseducative? C'è stato. Diciamo che per un bel periodo c'era la visione proprio negativa, nel senso evitiamo di raccontare, no, eccetera. Poi si prendono per quello che sono, cioè è stata la capacità anche non del bambino, si intende che non ha ancora i mezzi e diciamo, la capacità di capire quello che è giusto e quello che non è giusto, ma come vengono raccontati. La modalità di raccontare le cose, di spiegare, soprattutto non lasciare mai un mistero, poi con la nonna e la nipotina che si congiungono in questo abbraccio, dopo una gitaia, però dopo aver passato naturalmente.